Nel 2023, il 2043 non è poi così distante come sembra, ma nel mondo di 3 Minutes to 8 i cambiamenti sono stati enormi. Megalopoli sconfinate hanno preso il posto delle città e le auto solcano i cieli, mentre a terra è normale vedere robot vari impegnati nelle loro attività. In una di queste città futuristiche vive il nostro alter ego senza nome, che si sveglia un pomeriggio confuso e con pochi ricordi. Per qualche strano motivo tutto gli sembra nuovo, ma non è questo il fatto più strano. Un narratore lo segue ovunque, implacabile come le tasse, ma soprattutto il suo tempo è limitato. Alle 7:57 infatti siamo destinati a morire, per poi risvegliarci subito dopo in un loop infinito, apparentemente impossibile da rompere. 3 Minutes to 8 è contraddistinto dal fatto di non avere una singola trama, bensì vari possibili sentieri che si sbloccano in base alle nostre azioni. Non ce n'è uno vero, tutti sono canonici allo stesso modo e molto diversi tra loro nel modo di spiegare gli eventi e la natura del protagonista. I personaggi sono pochi, ma scritti piuttosto bene, con dialoghi per niente prolissi, ma vivaci. Come ho detto poco fa, il gameplay del gioco ruota attorno al loop temporale in cui siamo bloccati. Il tempo è limitato in 24 minuti, ma non c'è un timer che scorre inesorabile, ma avanzerà in avanti di un minuto ogni volta che ci sposteremo da un ambiente all'altro. Nello stesso ambiente potremo invece compiere un numero infinito di azioni, senza che il tempo scorra in avanti, a meno che di non fumare intenzionalmente una sigaretta, azione che porterà in avanti il tempo di un minuto. Le prime partite sono ovviamente destinate al fallimento, e vedere il protagonista morire una volta arrivati alle 7:57, una normalità. Alla fine di ogni partita però potremmo scegliere un oggetto dell'inventario importante da portare con noi nella prossima vita, velocizzando così qualche passaggio. Io sinceramente non ho apprezzato particolarmente questo modo di interpretare il gameplay, soprattutto perché lo sblocco di alcuni finali è abbastanza semplice. Basterà parlare con i personaggi per beccarne almeno un paio di facili. Ma in altri casi lo sblocco è legato ad eventi casuali o molto fortuiti, cosa che può portare ad incolonnare partite su partite senza riuscire a fare praticamente nulla, cosa che porta inevitabilmente alla monotonia, che può essere fatale. Sensazione questa acuita dal fatto che mancano opzioni per velocizzare in modo sensibile dialoghi già visti. Vedere gli stessi dialoghi 10, 20, 30 volte nei pochi ambienti disponibili, dove si muovono sempre gli stessi personaggi, non è sicuramente per tutti. Questa casualità rende anche difficile calcolare la longevità, che io penso di poter stimare in circa 8-12 ore, se si vogliono trovare tutti i finali e i segreti. La grafica del gioco è decisamente ben fatta ed evocativa, ma soprattutto viva. Gli ambienti, seppur ridotti in numero, sono affollati di personaggi che si muovono in sottofondo, animazioni di veicoli che passano sopra di noi, effetti di luce molto riusciti. Ovviamente i personaggi principali sono più curati ed unici, ma il livello generale è piuttosto alto. Il gioco gode di un doppiaggio inglese di buon livello, contraddistinto da toni spesso esagerati in stile cartone animato, ma con interpretazioni azzeccate e convincenti. Ottime le musiche, con alcuni pezzi di sottofondo talmente belli, soprattutto quelli al sassofono, da poter essere tranquillamente ascoltati anche fuori dal gioco. Molto ben fatti i testi in italiano. Three Minutes to 8 è un'avventura
difficile da valutare. A me personalmente ha pesato molto la monotonia che si viene a creare dopo le prime ore, appesantita dal fatto che alcuni eventi sono legati troppo al caso e alla fortuna. Tecnicamente è ottimo, ma sicuramente non è per tutti i palati e quindi deve essere approcciato con una piena consapevolezza di quello che si affronterà.